La partita non è stata una partita molto dominata da parte del locale. Mi aspettavo che di trovare una squadra un po' più agguerrita, sapendo che comunque veniva a giocare la prima in classifica qua da noi. In effetti noi abbiamo tenuto per mezz'ora il campo, l'abbiamo tenuto buono, abbiamo avuto anche qualche occasione forse, però il risultato alla fine è giusto, perché il Bocale ha fatto sicuramente, rispetto a noi, ha fatto qualcosa in più. Però noi non siamo stati la solita squadra che gioca a calcio, che ci crede fino alla fine, anche penalizzati dal fatto che è da 4 partite che veniamo da una situazione precaria dal punto di vista numerico dei giocatori, perché ho diversi infortunati e diversi squalificati. Per il resto non ho visto una squadra che ci ha messo alle corde dall'inizio alla fine, anzi, il secondo tempo noi siamo entrati anche abbastanza fiacchi contro il solito, e loro sono stati bravi a gestire la partita, perché non avevano nessun interesse a sbilanciarsi e dovevano soltanto tenere palla, fare possesso e aspettare che la partita finisse. Noi dobbiamo tenere conto, non perché noi ci chiamiamo Bocale, dobbiamo vincere la partita al primo minuto. Ci sono anche gli avversari, per i primi 30 minuti eravamo in panchina che commentavamo il gran corre, il grande raddoppio, il grande pressing del Botticello, e quindi ci domandavamo fin quando potesse durare quella corsa, quel modo di coprire tutto il campo. Noi tra l'altro, causa insomma un poco di inattività degli ultimi 15 giorni, abbiamo avuto il rinvio al filo caso, poi abbiamo avuto la partita con il Real, dove effettivamente il Real, dopo effettivamente c'è stato un grande impegno da parte nostra, no? Sì, sì. Quindi ci mancava la partita, però la prima mezz'ora concordo con lei, perché eravamo lunghi, eravamo larghi, quando ripartevamo attaccavamo con pochi uomini, non riuscivamo a salire, quindi non tenevamo palle in avanti, per cui il discorso. Ma poi alla fine diciamo che le cose sono andate bene, perché abbiamo segnato, loro non hanno tirato mai in porta, abbiamo fatto il secondo gol, ma nel secondo tempo abbiamo sbagliato l'inverosimile. Quindi secondo me ancora è presto per parlare. Il Bocale il Gioiosa sta facendo un grandissimo campionato, è una degna concorrente, ma questo lo sapevamo, e noi siamo oggi alla 12ª vittoria consecutiva, per cui se loro riescono a tenere il nostro ritmo vuol dire che sono forti come noi. Se vinciamo, vinciamo con più merito, perché abbiamo battuto degli avversari importanti.